Ciao a tutti amici di eximarder.com e ben ritrovati ad un nuovo video unboxing. Quest'oggi andremo ad analizzare un altro prodotto della RUG. Stiamo parlando del mouse Mondo REZ. Il REZ è un mouse dalla forma che ricorda molto lo SteelSeries Sensei. Le specifiche tecniche riguardano la possibilità di settare DPI fino ad un massimo di 8800 DPI anche grazie al sensore laser. Inoltre il REZ è dotato di un processore 32 bit ARM che ci permetterà quindi di variare DPI, assegnare vari pulsanti ai 7 tasti programmabili e di accedere ad altre funzionalità. Come possiamo vedere, la confezione è molto elegante, si presenta con una parte trasparente che ci permette di visualizzare il mouse contenuto all'interno della confezione, mentre nel retro della stessa troviamo le specifiche tecniche del prodotto e i requisiti del sistema e altre informazioni. Procediamo dunque ad estrarre il mouse dalla confezione. Un attimo di pazienza. L'imballaggio è stato fatto abbastanza in modo sistemato. Eccolo qui. Estraiamo dunque il mouse dalla confezione. Ci dovremmo quasi essere. Un attimo di pazienza ancora. E quindi all'interno della confezione troviamo il mouse, la classica il classico opuscolo che ci permette di registrare il prodotto sul sito e di usufruire della garanzia, e di una quick start guide relativa al prodotto e dalle sue funzionalità. Passando al mouse e partendo prima dal cavo, come sempre dei vestiti intrecciati di tessuto. Il connettore è dotato di un cappuccio quando non dovremo utilizzare il mouse, per proteggere il connettore, che è un connettore placcato in oro. Come abbiamo detto, il REZ è un mouse ambidestro. La forma ricorda, come sempre abbiamo detto, vagamente lo SteelSeries Sensei. La presa è di tipo palm o comunque abbiamo la possibilità di sfruttare varie tipologie di presa, partendo da quella palm, a fingertip e forse anche la claw grip, anche se il mouse è abbastanza lungo. Nella parte retrostante è presente il logo della ROG, che quando collegheremo il mouse al computer si illuminerà di rosso. Abbiamo un pulsante che ci permette, sotto lo scroll, di tipo cliccabile, che ci permetterà di cambiare DPI al volo. Inoltre sono presenti due pulsanti nel lato sinistro e due nel lato destro, che come abbiamo detto potremo settare secondo le nostre esigenze con varie funzionalità. Nella parte inferiore troviamo quattro mouse fit di generose dimensioni e al centro troviamo il sensore laser, che sarà sicuramente un Avago 9800. Il design del Mondo REZ è davvero elegante, la colorazione è argento nera e riprende molto lo stile dei Mac, in quanto le periferiche della RUG, come abbiamo detto, sono state create principalmente per interfacciarsi con i prodotti della Apple, ma sono comunque compatibili con i sistemi operativi Windows. Con questo è tutto, vi rimandiamo alla recensione scritta sul nostro sito www.eximardo.com. Un saluto a tutto lo staff.